Con questo possiamo considerare conclusa la riunione. Ok, fine. Scarlett, mia regina, ti prego, calpestami. Ma da dove arriva questa puzza? Ecco, tutti quanti che sentono sta puzza, però nessuno sa effettivamente da dove provenga. Stavano parlando di Aerith, credo. Non ne ho idea. È possibile. Seguiamoli. Bene, e qua possiamo scendere di nuovo. Non c'è nient'altro ovviamente da fare. Ok. A questo punto c'è una cosa importante che succede, ovvero, vedete, lì c'è Hojo. Poggio. Quindi già la situazione è un po' particolare. Ciao Stelta. Allora, saliamo. Ora ricordo, quel dojo è a capo del reparto sviluppo scientifico della Shinra. Cloud, lo conosci? È la prima volta che lo vedo. Così è lui. Ok, 67° piano, ragazzi. Questo piano è importantissimo dal punto di vista del farming, perché non solo si incontreranno dei nemici forti e comunque vi consentiranno di expare, qualora ovviamente abbiate la necessità di voler expare, ma si incontreranno i nemici più utili per quanto riguarda questa sessione di gioco. Quindi facciamoci un giro, proprio perché dovremmo già avere gli incontri casuali. Cioè dovrebbero già esserci gli incontri casuali, non credo che si sblocchino dopo. Perché forse c'era prima la scena che dovevamo vedere. Ah no, ok, già ci sono. Eccoli qua, i soldier di terza classe. Vedete che hanno praticamente la stessa posa di Cloud quasi, no? Sembra quasi ricordare Cloud. Hanno anche l'uniforme simile a quella di Cloud, solo che Cloud possiede l'uniforme first class grazie appunto al fatto che Zack gliel'abbia fatta vestire prima, ovviamente, dei fatti che hanno chiuso poi tutti gli eventi di Crisis Core. Quindi questa è effettivamente la divisa che possedeva Cloud prima di incontrare Zack, ovvero la divisa da terzo soldi, quindi da classe third. Quindi analisi. E con Tifa dobbiamo rubare. Vedete, soldier terzo di classe A. Debole a fuoco, questa è una cosa importante. Non hai rubato niente, benissimo. Quindi, loro sono deboli al fuoco. Ora, la magia di fuoco ce l'ha Tifa, ma va bene. Guardate addirittura che castano Morfeo. Pezzi di merda, che non sono altri. Sfregio eolico, che comunque come danni non è affatto male. Da loro dobbiamo rubare un equipaggiamento in particolare, ovvero la spada di Cloud. Loro possiedono una spada per Cloud, ovvero l'Hard Edge. Vediamo effettivamente come l'hanno tradotta, perché in italiano sono abbastanza curioso di vedere la traduzione. Tra l'altro i modelli bellissimi anche dei Soldier. Veramente, veramente fighi. Oh, dissettrice. Addirittura l'hanno chiamata dissettrice. Vedete, classe A non può più utilizzare le abilità. Perché? Perché ha finito gli MP. Quindi, piccola cosa che si può vedere è il fatto che
i nostri, diciamo, nemici possono effettivamente finire gli MP. Una cosa che è stata richiamata molto in Final Fantasy IX, dove appunto anche in Final Fantasy IX è possibile rubare o è possibile effettivamente far consumare gli MP ai nostri avversari. Ok, eliminato. E adesso finalmente abbiamo la nuova arma per il nostro Claudio. La dissettrice, bello come l'hanno tradotto effettivamente. Equipaggia. Eccola qua. Guardate la differenza, no? Un pochettino come la staffa che abbiamo preso per Aerith nel cimitero dei treni. Vedete, due materie collegate e due materie separate. Con 98 di mira, quindi abbiamo la possibilità di essere più precisi, e 32 per quanto riguarda l'attacco fisico. Cosa da fare? Ovviamente Omni su Fira, per quanto riguarda ovviamente Tifa, per essere decisamente più forte. E poi va bene così. Continuiamo, perché non sono gli unici avversari che si possono incontrare in questa fase. Cioè, non sono gli unici nemici che possiamo incontrare in questo piano. Ce ne sono degli altri che effettivamente dobbiamo prendere, che ci consentono di ottenere la carbon, se non mi ricordo male dovrebbe essere l'armatura di carbonio, quindi la carbon bangle dovrebbe... Eccoli qua, ruba. Non hai rubato niente, ovviamente. Ruba. Non hai rubato niente. Con Barret ci curiamo. Ciao Mechaman. Quanti ricordi, questa versione è bellissima. Eh sì, la versione moddata con la grafica tutta sistemata e tutta figa. Assolutamente sì. Infatti la volevo rigiocare così proprio per questo motivo. Perché comunque è come se tu stessi giocando una versione nuova. Cioè, non stai giocando il classico Final Fantasy VII, anche se il gioco è quello, però... Ecco, banda di carbonio. E guardate la spada di Cloud, che adesso è cambiata, vedete? Perché il modello, giustamente, è stato adattato alla nuova spada. Su internet, semplicemente. Si chiama... Il programma si chiama Seven Heaven e ti dà la possibilità di scaricare le mod e giocare. Però funziona solo sulla versione Steam. Quindi se non avete la versione Steam non potete utilizzarla. E adesso abbiamo la banda di carbonio. Vedete? La prima l'abbiamo ottenuta. Ovviamente si possono sistemare le materie, ma per il momento va benissimo così. E tra l'altro, piccola chicca che magari non potete vedere adesso... Anche l'arma di Cloud, che praticamente equipaggia, cambia in base all'arma che noi stiamo equipaggiando in questo momento. Quindi fighissima sta roba. Quindi sarà bello vedere poi con l'ultima weapon, vedere Cloud che praticamente cammina con l'ultima weapon addosso. Vabbè, qua però adesso lo possiamo togliere questo. Allora, la Carbon Bangle ovviamente dobbiamo... Vabbè, io la chiamo in inglese, ma in realtà è l'armatura, la fibra di carbonio, chiamatela come volete. Ok, qua possiamo utilizzare Fira, cioè Fire con Tifa e vincere subito. Cloud Limit, ottimo. Così possiamo shottare anche il prossimo boss. Vabbè, ormai sconfiggiamoli. Amen. Vabbè, attacca. Vedi, loro sono infami perché fanno Morfeo. Però vabbè, niente di particolarmente difficile. Una volta che hai la seconda Omni e la dai a Tifa con Fire... Sei praticamente a posto. Un'altra cosa che non vi ho fatto vedere era l'oggetto che abbiamo ottenuto. Il primo accessorio del gioco, ovvero il ciondolo stellare, praticamente previene lo status veleno. Prevenire lo status veleno in realtà è molto utile.
Perché comunque avremo tra poco, a breve, un boss che infliggerà status veleno. Quindi sarà buono poter effettivamente ripararci da questo status. Ma c'è anche un altro metodo per ripararsi dallo status veleno e ve lo faccio vedere. Ovviamente diamo questo accessorio a sto punto a Barret. Dato che poi Cloud faremo una combinazione diversa per proteggerci dal veleno, in modo tale da avere due personaggi comunque prodotti. Anzi, no, neanche Barret. Oppure, no, sì, diamo la Barret. Perché comunque lui dobbiamo tenerlo in team, quindi sì, Tifa non c'è bisogno. Ok, va bene così. Dopo vi farò vedere un altro metodo per potersi difendere dallo status veleno. Perché? In Final Fantasy VII il veleno non è considerato come uno status, è considerato come un elemento. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi equipaggiamo la materia elementale nello slot di difesa, quindi nello slot delle armature, e gli equipaggiamo accanto la materia veleno, che sarà bio, che prenderemo a brevissimo, avremo la difesa dal veleno. Almeno, non sarà inizialmente una difesa totale. Come il ciondolo stellare, perché il ciondolo stellare è comunque una immunità al 100% del veleno, mentre invece la combinazione materia elementale più bio messa in difesa ci darà comunque una buona percentuale di difesa. Quindi rubiamo, cerchiamo di rubare. Non è rubato niente, mannaggia a lui. Curiamoci giusto un pelo. Anche se potremmo tornare nella stanza a riposare, ovviamente. Perché al 64esimo piano ormai abbiamo sbloccato la stanza per riposare gratuitamente. Quindi si può anche andare lì. Infatti, questo perché è un buon modo per farmare. Perché ci sono avversari che comunque sono abbastanza forti. Ora, io ovviamente, ecco, banda di carbonio. Io ovviamente sono overlivellato perché comunque ho farmato in precedenza. Ma qui comunque potrebbe essere un'ottima zona per farmare livelli. Qualora ovviamente si voglia prendere esperienza. Tra l'altro debole al fulmine, infatti con Cloud abbiamo fatto 300 danni con un singolo Lightning. Con un singolo Thunder. Ok, seconda banda di carbonio. Non diamo altre materie, anche perché fondamentalmente altre materie non ne abbiamo, quindi non le possiamo equipaggiare, anche perché ve l'ho detto, non comprerò materie extra fino a quando non dovrò effettivamente livellarle. Quindi fino a quando non le livelleremo, non prendo materie extra, perché non ha senso. Invece quando poi andrò a livellare le varie materie che dovrò poi equipaggiare nel party finale, allora sì. Qua addirittura due ce ne sono. Ottimo. Così ne prendo una in più che schifo non fa. Dato che si possono rubare le bande di carbonio per ogni nemico. Quindi va benissimo. Se solo riuscissi a rubarlo, ovviamente. Anche Barret con la limit. Madonna mia. Stiamo decollando proprio. Il prossimo boss praticamente non lo vediamo neanche. Anche perché così mi risparmio la. Ecco, banda di carbonio. Perché mi risparmio praticamente la limite di Cloud che mi servirà dopo. E utilizzerò quella di Barret. Vedete, la mia materia Omni, che è cresciuta di livello, mi permette di fare due volte la magia all'interno della battaglia. Quindi man mano che crescerà Omni, avrà la possibilità di fare più volte la stessa magia. Banda di carbonio, perfetto. Quindi Fulgor. Ok, ci siamo. Fuori il primo. Bene, ne abbiamo presa una in più, che schifo ovviamente non ci fa. Assolutamente, va benissimo. E possiamo andare avanti. Abbiamo preso la spada per Cloud.
l'equipaggiamento per tutti i nostri membri del party. Quindi direi che siamo perfetti. In questo momento siamo perfetti. Allora, anche tu banda di carbonio. E ovviamente la banda di carbonio in più la potremo equipaggiare poi a chi vogliamo noi. Adesso possiamo andare avanti. Quindi scenetta. Vedete l'arma che praticamente viene equipaggiata anche nella... diciamo nella figura di Cloud in gioco. Fighissimo. E questo è l'esemplare da usare per gli esperimenti di oggi? Esatto. Cominceremo immediatamente. Portalo al piano di sopra. Tra l'altro qui adesso ci sarà un piccolo retroscena abbastanza macabro di Final Fantasy VII. Una cosa che tendenzialmente nessuno ricorda, ma è una cosa che è abbastanza brutta sia da leggere e da immaginare successivamente. E tra poco la analizzeremo insieme. Mia preziosa cavia. E Ojo che se ne va tranquillamente, senza problemi. Non ci ha visti, non ci ha sgamati. Tifa, ti si vede il culo. Preziosa cavia. Vogliono usarlo per fare degli esperimenti biologici? Esatto, qui adesso c'è un piccolo flashback. Genova. E tra l'altro abbastanza ben fornita Genova, nonostante tutto. Genova. Sephiroth era... capisco. Così l'hanno portata qui. Cloud, ma chi ti prende? L'avete vista? Vista cosa? Si muove. È viva? Che diavolo è quel mostro senza testa? Bah, pare uscito da un film horror. Pensiamo a sbrigarci piuttosto. Ok, e qui adesso possiamo rimuoverci tranquillamente. Quindi, la prima cosa da fare è andare ovviamente qui. Perché si ottiene la materia benefica. Vedete, come vi stavo dicendo prima, bio, che in questo caso è la magia o comunque legata alla materia benefica, viene considerata come un elemento. Quindi che cosa dobbiamo fare adesso? Dato che il prossimo boss... è resistente al fulmine, tra l'altro, ma al tempo stesso effettua degli attacchi di tipo veleno, noi dobbiamo fare questo. Mettere la materia elementale con benefica qui, per avere la protezione dal veleno, poi qui rimettiamo la nostra materia del tuono, e qui a parte mettiamo analisi. Quindi abbiamo lo scan comunque con Cloud. In questo modo avremo due membri del party fondamentali che utilizzerò da questo momento in poi, perché vi ricordo che tenere Barrett nel party aumenta l'affinità con lui e il nostro obiettivo al Gold Saucer sarà quello di effettuare l'appuntamento con Barrett. Quindi che cosa dobbiamo fare? Tifa non verrà inserita in campo. E al suo posto verrà messo Barrett. Quindi Barrett sarà protetto dal veleno grazie al ciondolo stellare. Mentre invece Cloud avrà una parte di protezione, perché non è un'immunità come il ciondolo, sarà soltanto un elevato fattore di difesa contro il veleno. Tifa non combatterà, quindi non c'è problema. Salviamo. Ok, e possiamo andare avanti. Non c'è bisogno di utilizzare la tenda, non c'è bisogno di riposare, perché siamo assolutamente in grado di poter fare tutto ciò che dobbiamo fare in questo momento. Vedete Ojo che sta salendo, la porta che non si apre perché appunto dobbiamo far
Dobbiamo far passare prima l'animazione di Ojo. Anzi, aspetta, ora. Ah no, noi dobbiamo andare con l'ascensore, avete ragione. Non dobbiamo andare dalle scale. Noi abbiamo l'ascensore qua, vero? Che si può sfruttare. E infatti. E mi ricordavo le scale, invece no, è l'ascensore. Eccoci qua. Aerith. Aerith? Ah, sarebbe il suo nome? Beh, cosa volete? Siamo venuti a riprendercelo. Degli intrusi, dunque. Non c'è uno che afferra il volo, eh? Ci sono moltissime cose irrilevanti in questo mondo. Intendete uccidermi? Ve lo sconsiglio. Queste attrezzature sono estremamente delicate. E senza di me come fareste a farle funzionare? Eh? Bravi, bravi. Bisogna sempre usare la testa, specialmente in situazioni del genere. Ora, fai salire l'esemplare. Guardate Nanaki che modello che ha. Io già l'ho visto. Che bellezza. Cloud, aiutami. Cosa hai intenzione di fare? Dare una mano a due specie a rischio. Entrambe sono ad un passo dall'estinzione. Vabbè, ne parliamo dopo. Se non intervengo, queste creature scompariranno. Creature? Ma è orribile. Aerith è un essere umano. La pagherai per questo. Barrett, non puoi fare nulla. Puoi scommetterci. State indietro. No, fermo! Cosa hai fatto? No! Le mie preziose cavie! È il momento di salvare Aerith. Grazie, Cloud. Cloud, che succede? L'ascensore si muove. Questa stupida bestia non è niente in confronto all'esemplare che sta salendo. Quello sì che è veramente feroce. È così. Il mostro che sta salendo è piuttosto forte. Permettetevi di aiutarvi. Parla? Parlerò quanto vuole più tardi, signorina. Ci occuperemo noi del mostro. Qualcuno tenga Aerith al sicuro. Ecco, qui per esempio dobbiamo mandare Tifa. Perché Barrett dobbiamo tenerlo in party. Per quel discorso appunto che vi dicevo prima dell'affinità. Quindi mandando Tifa con Aerith, Barrett resterà in party. Nanaki si aggiungerà al party e quindi Tifa verrà esclusa. Come ti chiami? Ojo mi chiamava Red 13 o Red the 13, perché tecnicamente dovrebbe essere Red 13 in questo caso. Un nome che non significa nulla per me. Chiamatemi pure come preferite. Noi sappiamo qual è il vero nome, ovviamente, di questa creatura, ma dato che noi stiamo giocando comunque una run dove non stiamo cambiando effettivamente le carte in tavola, anche perché il nome di Red 13 o Red 13 verrà approfondito più in là, noi lo terremo così. Forza, andiamo. E qui parte il boss. Parliamo un attimo di questo boss. Questo è un boss che, come vi stavo dicendo prima, è resistente all'elemento del tuono, ma è abbastanza debole, in teoria, all'elemento del fuoco. La cosa importante da sottolineare di questo boss è che effettua attacchi di tipo poison, quindi attacco veleno. Le creature che vedete davanti, ovvero i minion, verranno respawnati immediatamente, per cui è inutile attaccare i minion ed è consigliabile attaccare sempre e comunque il boss centrale.
Inoltre ho messo pausa per farvi vedere anche il modello di Nanaki, ovvero di Red 13. Anzi, da questo momento in poi non lo chiamerò più Nanaki, ma lo chiamerò Red 13 o Red 13esimo. Vediamo un po' poi come effettivamente strutturare il resto. Andiamo avanti. Barrett, limite, raggio satellitare. Ok, direi che qui, vedete, attacco poison. E siamo stati fortunati, perché non ha colpito nessuno. Poi... ha colpito una cosa, Red l'ha colpito. Però Cloud, per esempio, con il bio, con l'armatura che protegge dal veleno, in questo caso l'ha protetto. Avete visto? Ora fare fulmine sarebbe un po' inutile. Non voglio fare la limit. la materia di Red in questo caso è fuoco. E tra l'altro ha una Omni. Anche perché credo che in questo caso venga considerata forse quella di Tifa. Non mi ricordo effettivamente. Magia rianimante. E vedete, rimette in campo i minion. Quindi inutile attaccare i minion. Ma conviene attaccare il boss centrale. Quindi facciamo eliminato, easy, molto facile. Tra l'altro Red 13, nel momento in cui verrà reclutato, avrà lo stesso identico livello di Cloud. Quindi più è alto il livello del vostro Cloud, più sarà alto il livello di Red quando lo recluterete. Talismano, quindi va benissimo, ottimo. E si è sentito il rumore di una ricompensa. Aerith, stai bene? Pare di sì. In tutti i sensi, direi. Anche io ho il diritto di esprimermi. Sappiate che non amo particolarmente le creature a due zampe. Ecco, questa è una cosa che... si tende a dimenticare in realtà, ma vi posso assicurare che ha un retroscena abbastanza macabro alle spalle. Perché? Se vi ricordate, Ojo, nella riunione, quando era insieme a tutti quanti gli altri, cos'è che aveva detto? Ha detto che aveva intenzione di far diventare Aerith madre. Quindi aveva intenzione di far accoppiare il suo essere. Indovinate con chi voleva farlo accoppiare? Con Red. Ojo era talmente malato e talmente ossessionato dal pensiero di salvare le due razze, quindi quella di Aerith e quella di Nanaki, o comunque quella di Red 13, da fargli accoppiare. Cioè, nella mente di Ojo, il pensiero era far accoppiare Aerith con Red. E infatti Red si esprime dicendo che a me non piacciono particolarmente le creature a due zampe. Quindi sta dicendo palesemente che non trovava eccitante Aerith. Ed Aerith, quando dice che sta bene, in tutti i sensi, si riferisce anche dal punto di vista sessuale. Perché appunto non è stata violentata, o comunque non è stata abusata sessualmente, in questo caso. Quindi è abbastanza particolare questa cosa, perché non si riesce a collegare subito e non si riesce a capire subito. Ma fortunatamente, grazie alle traduzioni e grazie anche ovviamente al discorso e a tutto ciò che viene detto in questa fase, si capisce qual era il progetto di Ojo. Quindi abbastanza particolare sta cosa. Ed è una cosa che in realtà si tende anche a dimenticare. Io infatti, in realtà... la prima volta che ho giocato a Final Fantasy VII non ho capito bene la situazione. Io l'ho capita andando avanti col tempo e rigiocandolo più volte, dove effettivamente mi veniva in mente il discorso di Ojo per quanto parlava di preservazione della specie. Preservazione della specie in questo caso era appunto far accoppiare Aerith con Red. Ed è molto particolare come cosa, anche perché biologicamente parlando è impossibile far accoppiare un cane con un essere umano e ottenere una creatura vivente. Però Ojo ci voleva provare.
Ojo pensava di farcela. Non so secondo quale principio, non so secondo quale malattia mentale, però stiamo parlando di Ojo, colui che ha impiantato le cellule di Genova sul suo stesso figlio. Quindi non stiamo parlando di una persona stabile mentalmente, stiamo parlando di una persona che ha qualche problema effettivamente. Comunque, vi ho raccontato questo piccolo retroscena e poi adesso sapete anche voi effettivamente cosa frullava nella mente di Ojo. Cosa sei tu? Domanda tanto affascinante quanto difficile da rispondere. Io sono quello che vedi. Sono sicuro che ne abbiate molte altre, ma penso sia meglio rimandarle a quando saremo lontani da qui. Seguitemi, vi farò strada. Cloud, sei venuto per me. Mi scuso per quanto avvenuto poco fa. Stavo solo recitando per far abbassare la guardia ad Ojo. Non ha più senso restare qui ora che abbiamo salvato Aerith. Usciamo da questo posto alla svelta. Se noi cinque ci muoviamo tutti insieme, daremo troppo nell'occhio. Dividiamoci in due gruppi. Esatto. Premi annulla per cambiare i membri della squadra. Ok, quindi cambiamo i membri della squadra. Esatto. In questo caso, per quello che vi ho detto precedentemente, bisogna tenere Barrett in team. Tifa ed Aerith assolutamente fuori, perché così il loro grado di simpatia nei nostri confronti diminuisce, mentre quello di Barrett aumenta. Quindi va bene così. Apriamo il menu, però, perché aprire il menu e andare sull'equipaggiamento delle materie adesso potrà essere utile, perché abbiamo Omni, che ce l'ha praticamente red. E poi volevo vedere un secondo. Aspetta, come si faceva? Non me lo sto ricordando, oh, allucinante. E così si passa all'equipaggiamento. Vabbè, niente, poi quando mi tornerà in mente. Allora, cosa da fare innanzitutto è, tra l'altro questa schermata è molto infame perché nel gioco originale non c'era. Allora, qui in realtà potrei anche scappare, ma vabbè. C'è da raccogliere una materia. Ho distrutto completamente. Tra l'altro loro lanciano Fulgora, quindi tanta roba. Ecco qua. Hai ottenuto una materia eclettica. Questa è una delle materie probabilmente più forti presenti all'interno del gioco, ovvero la materia. Ops. Permette di imparare a usare le tecniche dei nemici. E la daremo a Barrett. Perché la daremo a Barrett? Perché Barrett è colui che possiede anche la materia cover, ovvero la materia altruismo. Quindi se viene attaccato comunque da qualche tecnica particolare potrà prenderla lui. Infatti la materia eclettica è semplicemente la magia blu, quindi enemy skill, quindi la possibilità di poter utilizzare le magie di tutti quanti i nostri avversari. Ce ne saranno diverse tecniche da apprendere e piano piano, come su Final Fantasy 9, ovviamente le apprenderemo tutte.